Andiamo qua, sì, oggi è un nuovo giorno e quindi una nuova giornata in cui possiamo giocare di nuovo a Fortnite. Perfetto, ok, siamo atterrati sul tetto. Adesso dobbiamo andare a prendere subito qualcosa, mamma mia. Io imparerò prima o poi a giocare a Fortnite. Io lo so, me lo sento, me lo sento. Prima o poi imparerò a giocare, prima o poi vincerò anche una vittoria reale, là come si chiama. Ah! No, c'è già uno, però questo uno lo uccideremo adesso se proverà a mettersi contro di noi, perché la gente non può. Adesso vedi che muoio. Mamma mia, avete visto? C'è stato un combattimento all'ultimo sangue, letteralmente. Cioè, io sono scioccato da me stesso. E infatti ora mi metterò a bere questa cosa qua. Un altro medikit, ma che belli questi medikit. Adesso invece andremo in giro. Chi è? Silenzio, guardate là. Ah, beh, pure questo, mamma mia, quanto è stato pure lui bravissimo. Gioco contro gente molto esperta, vedo. Chi era? Scusate per la brutta parola. Cosa? No! Allora, la gente. Ok, perfetto, perfetto. Fatto fuori, fatto fuori. Mamma mia, oggi mi sento proprio prontissimo. Anche perché sto riuscendo a fare tutto ciò. Perché Fortnite ora è bravo, capite? E quindi mi mette con gente di livello basso come me. Cioè, capito? Quindi, mamma mia, cioè, mi sento troppo contento. Che cos'è sto coso? Io sono sempre più scioccato, però. Ogni secondo che passa, ma vabbè. Allora, questa cosa direi di metterla qua. Perché, sinceramente, capito, è molto più. Cioè, si usa molto di più. Cioè, almeno io la uso molto di più, non so voi. Però adesso vediamo come andranno le sorti di questa. Di questo posto. Insomma. Un altro. Ma non è possibile. Attenzione. Perfetto, ma ha fatto fuori. Ma io sono. Scusa, scusate, ma c'è cosa. Cos'è? Ma cosa sono? Cioè, mi sento il nuovo. Vabbè. Ora io capisco perché Fortnite dia così tante soddisfazioni inizialmente. Ho capito perché. Troppa dopamina. La zona fortunatamente è qua vicino praticamente. Quindi noi possiamo semplicemente andare in giro, lottare, fare quel che vogliamo. Insomma, tanto ormai abbiamo conquistato questo posto. Cheat, adesso vedi che ci ammazza qualcuno. Beh, succede sempre così, soprattutto quando si fa lo sbruffone, no? Succede sempre così. Quindi bisogna sempre restare umili. Ah, però guardate cosa ho trovato. Uno scudone bello bello, eh. Questo è bello però. Posso dire però che la notte mi ha rotto le scatole completamente. Ok, io direi di spostarci, di iniziare a spostarci. Allora, è un fucile, ma io non lo uso il fucile. Io non sono bravo con i fucili, dovete sapere questo. Io faccio completamente schifo con i fucili. Oh, ma sono arrivato a 999 di legno, ma com'è possibile sta cosa? Cioè, io veramente. Io sono scioccato da me stesso, Dunisiani. Voi dovete sapere che io sono scioccato da me stesso sempre e comunque. Perché qua sotto c'è una casa? Ah, giusto, perché è inondato. Prima c'era la mappa. Oddio, ma. Cioè, ma. Vi faccio una domanda. Ma voi vi ricordate quando c'era, tipo, tutta la questione, no? Vecchissima, ma proprio nelle vecchie stagioni. Tipo stagione 7, mi pare che fosse. Ma della scoda di Fortnite 1, però, eh. Cioè, proprio vecchissimo, era. Dove c'era Pinnacoli. Ah, no, lo sapevo. Mannaggia. Ah, quanto odio queste persone, ti giuro. No, vai via. Vai via. No, non voglio combattere, vai via. Vedete, vedete, perché la gente mi deve provocare? Perché poi dopo io mi arrabbio e se mi arrabbio poi dopo li uccido, perché non si può diversamente, capito? Se per esempio io ora vado qua e faccio questa cosa. Ma porca miseria, nemmeno uno l'ho beccato, nemmeno uno. Stanno iniziando ad esserci troppe persone. Qua qualcuno o è morto o ha lasciato gli scudi da sé, però non capisco perché dovresti lasciare lo scudo. Comunque siamo rimasti solo in 14, vorrei far presente questa cosa. Cioè, nel senso, solo in 14, siamo praticamente alla fine di questa partita. Adesso si vedrà come si risolveranno le sorti, come finirà, insomma, se finirà bene, se finirà male, se non finirà per niente, se finirà peggio, se finirà poco peggio, insomma. Vedremo tutto quanto adesso, in questo momento. Penso di aver fatto appena adesso troppo rumore. Troppo rumore, direi. Troppo, troppo. Perché quel camion, avete sentito, ha fatto beep. Quel camion può attirare gente.
E se attira gente non va bene, non va bene, perché se io... Cos'è? No, 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 per l'amor del cielo. C'era un tizio. Ora, che caspita facciamo? Ci andiamo o non ci andiamo? Perché se quel tizio è troppo bravo, io come caspita faccio? Muoio, non voglio morire. Capite? Facciamo così, andiamoci a posizionare in un posto più alto, magari. Voi che ne dite? Perché ho visto qualcosa. Ora non vorrei dire, ma io ho visto qualcosa o qualcuno. Ok, stanno fightando. No, ok, aspetta, non è che stanno fightando, però là c'è gente. Ah, poi là c'è un tizio, vedete? No, ci sono due tizi, ok. Là mi sa che finisce male là, eh. Là uno dei due muore. Ok, noi con astuzia, così che facciamo. Ce ne scappiamo, via, via per sempre. Ciao, ciao, ciao. Cerchiamo di non intrometterci in questioni poco interessanti, direi da questo punto di vista. E c'è gente da quella parte, molto bene. Adesso, questo è un problema perché io letteralmente sono fra 30.000 persone che si stanno fightando. Io sto qua. Io non sto facendo niente praticamente. Ok, facciamo così. No, 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 raga, mi sto cagando addosso, aiuto. No, per l'amor del santo patrono. Oh, chi è? Mi stanno sparando, eh? Avete visto? Avete tunisiani, avete visto? Voi mi date il permesso di andare ad ucciderli? Chi che mi sta sparando? Oh, mio Dio. Ok, siamo alla fine, eh? Mancano quattro persone, letteralmente, mancano solo quattro persone. Allora, o potremo vincere o potremo perdere. Voi che ne dite? Vinceremo o perderemo? Scrivetemelo nei commenti e vediamo chi... Vabbè, forse l'avete detto nel titolo probabilmente. Non lo so, vediamo. Scrivetemelo nei commenti nel caso. Vabbè, allora, sono dentro la zona in teoria, quindi non mi rompa, signora zona. Però ora probabilmente si spegnerà, cioè si concluderà tutto. Ok, direi che è arrivato il momento. Il momento propizio per... Eh no, c'è un tizio. Lo vedete là il tizio. Porca miseria. Ok, facciamo così, va. Andiamo, vai, 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 via, 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 via. Lasciamo perdere i tizi e semplicemente andiamocene, guardatelo. Lui è già nella zona, vedete? Porca miseria. Mi sto preoccupando, mi sto preoccupando, Dunisia. Ok, perfetto, fatto fuori, fatto fuori, fatto fuori, mannaggia alla mitraglietta. Ok, raga, siamo rimasti letteralmente in tre. Purtroppo lui ha l'high ground, però noi cerchiamo di batterlo in astuzia, eh. Voi che ne dite? Potrebbero, perché siamo in tre in teoria, quindi ne potrebbe arrivare anche un altro. Ah, chi è ora quello che si deve spostare, brutto schifo, eh? Me lo dici? Chi è quello che si deve spostare? No, dimmi, dimmi, perché sono curioso. Io veramente sono scioccato dalla gente, però questo match mi sta piacendo molto, questa battaglia, questa vittoria, questa... Senti, ricarichiamo tutto, va. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora ce l'ho io l'high ground ora. Ah, brutto schifo. No, non osare, non osare, non osare. No, chi è stato, chi è stato, chi è stato? Allora, chi è, chi è, chi è? Oh, questo è pazzo. Oh, chi è? No. No! Che schifo. Ok, tunisiani, quindi dopo questo gran fallimento, sicuramente arriverà anche una vittoria, vabbè, questo ve lo garantisco, prima o poi vi vincerò una vittoria reale, in video dico, prima o poi la vincerò, no, devo farlo. Certo, non so come ho perso, perché sinceramente, cioè quel tizio, non ho ben capito, però oltre al forte odio che ho provato, è stata sicuramente anche una consapevolezza del fatto che io dovessi continuare, non so cosa sto dicendo, sto sclerando e... Però vabbè, insomma, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete tipo forbici nei commenti, perché così vi do il cuoricino è molto bello da avere, voi che ne dite? Oppure datemi anche dei consigli nei commenti su come posso migliorare su Fortnite, vi prego, ne ho bisogno perché... Se perdo ancora un'altra volta sclero, vabbè, ovviamente perderò altre volte, però dico, devo anche vincere, no? Quindi, cioè, nel senso, se no, che caspita di senso ha? Quindi,
mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché vedo che molti di voi non si iscrivono. Iscrivetevi, mi raccomando. E soprattutto commentatemi, per favore, commentate, commentate. Ah, e attivate la campanellina, mannaggia, perché così vi arrivano le notifiche. Io ve lo dico, non è che vi sto dicendo, però sarebbe bello, capite? Ci vediamo al prossimo video, tunisiani.